Al via il progetto Fai contare la cultura, parte il percorso partecipativo per la valorizzazione degli operatori del settore cultura nella nostra regione. Il bilancio sociale della CRT, il documento sull'attività della clinica di riabilitazione toscana, giunto alla sua quinta edizione, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. È stato presentato al Teatro della Compagnia di Firenze Fai contare la cultura, Toscana Creativa 2030, il percorso partecipativo promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale e dalla Giunta, che ha lo scopo di indagare insieme a operatori e istituzioni le condizioni in cui si realizza l'offerta culturale in Toscana e le regole che disciplinano il lavoro, l'organizzazione e il finanziamento dei progetti in questo ambito. Il percorso si svilupperà in due fasi. La prima è quella della raccolta di informazioni online. Grazie alla piattaforma creata appositamente sul sito del Consiglio regionale, gli operatori del settore potranno contribuire all'indagine rispondendo a due questionari. Poi ci sarà la seconda fase, che si svilupperà con audizioni e incontri diretti. Ma vediamo le interviste che abbiamo realizzato al Teatro della Compagnia. Ma siamo molto contenti, oggi parte il percorso degli Stati Generali della Cultura in Toscana, si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra, o 2012, compie otto anni, ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio, quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli Stati Generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali, che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. Sono molte le cose che vorremmo dire, è un settore che ogni giorno ci rivela davvero una quantità di dati, di notizie di cui non siamo perfettamente consapevoli. Uno degli obiettivi è anche quello di davvero innescare un cambio di mentalità anche nei nostri cittadini, che imparino a valutare questo settore come un settore di lavoro. Molto spesso si dice una battuta agli artisti, viene detto sì, ma di lavoro che cosa fai? Ecco, noi vorremmo che fare l'artista in Toscana fosse un lavoro vero, fosse com'è davvero e fosse riconosciuto da tutti e che non si dovesse più pensare soltanto alla dimensione dell'offerta culturale come ricreazione. Ecco, il culturale è lavoro, è industria, è ricchezza, è sviluppo del territorio. Beh, noi siamo il braccio operativo della Regione Toscana in molti campi di attività, in particolar modo quello della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, quindi questo è stato un apparentamento automatico, ci siamo ritrovati subito allineati in questo percorso. Lo abbiamo accompagnato e lo accompagneremo nei prossimi mesi su sollecitazione in particolar modo del Consiglio regionale, della Commissione Cultura che lo ha ideato, perché ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la
dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. Ne abbiamo trovati due in particolare, sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento, oppure se siamo già, e in Toscana io credo che il modello ha già dei notevoli passi avanti, se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima che consente a queste imprese di lavorare con sempre maggiore incisività con gli strumenti che il mondo della cultura e dei finanziamenti culturali mette a loro disposizione. È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. L'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno 2 punti per cento, diciamo, del PIL è imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali. La cultura contribuisce a creare tutto questo. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. A Palazzo del Pegaso è stato presentato il quinto bilancio sociale della CRT, la clinica di riabilitazione toscana di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. La clinica, una società per azioni a prevalente capitale pubblico, è diventata il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale, oltre che parte integrante del sistema sanitario regionale e del sistema di ricerca nazionale del settore. Vediamo anche in questo caso le interviste che abbiamo realizzato. Eccellenza in Toscana, ormai ci ha abituato bene negli anni passati, Il centro di riabilitazione toscana è da sempre un fiore all'occhiello della nostra sanità, insomma poche regioni possono vantare di avere una clinica di riabilitazione, in questo caso fra l'altro all'interno dell'ospedale della Gruccia, è a capitale mista, partecipazione chiaramente maggioritaria da parte del pubblico. Questo lo colloca secondo noi in una filiera di spostamento dall'ospedalizzazione al territorio, cioè le persone hanno più bisogno di uscire dall'ospedale, di essere presi in carica da strutture che, come questa. Il fatto di presentare un bilancio sociale significa rendicontare agli stakeholder, quindi a tutti i portatori di indirizzo, di interesse, non solo un bilancio con i numeri, ma quanto questo bilancio ha portato, ha impattato nel tessuto sociale economico di quel territorio. Insomma, siamo contenti di presentarlo ancora una volta in Consiglio regionale. Complimenti al Presidente
presidente, al direttore, a tutti gli operatori di quella struttura che anche in un momento molto molto difficile come quello del Covid hanno saputo investire ancora in qualità. Il CRT è un centro fondamentale nella rete dei servizi sanitari e sociali dell'azienda Toscana Sud-Est e di tutta la regione. È un centro in cui si fa riabilitazione, ma non solo, si fa cura riabilitativa e insieme ricerca. Si mettono insieme le più alte professionalità con le più alte tecnologie e soprattutto si fa percorso di vita e di salute dei pazienti. Percorsi clinici strettamente integrati con le nostre strutture sanitarie ospedaliere, l'ospedale del Valdarno all'interno del quale il CRT si trova, collegati con i servizi riabilitativi territoriali e anche con i servizi sociali. L'obiettivo con loro e con noi è quello di dare alle persone anni di vita qualitativamente validi, recuperare i deficit che possono aver avuto da patologie, compreso il Covid con cui stiamo combattendo ultimamente. Il tutto nell'attenzione anche all'equilibrio economico-finanziario, nell'attenzione alla ricerca, nell'attenzione al percorso di vita di queste persone. Obiettivi comuni da portare avanti con serietà e impegno e condivisione. Oggi presentiamo il bilancio sociale della clinica di riabilitazione perché? E perché in regione? Perché siamo poche realtà toscane, siamo solo tre, una a Volterra, una a Firenze e una nel Valdarno. E vogliamo significare anche in questa sede, lanciare anche sempre più il messaggio che la riabilitazione è un punto ormai di non ritorno nel percorso di prevenzione, cura e riabilitazione. E purtroppo c'è tanto cammino ancora da fare. La Regione Toscana in prima persona ovviamente è quella che è padrona della programmazione e delle soluzioni anche di carattere clinico e sanitario. L'interruzione dovuta al Covid ha dato un colpo ancora più grosso, se ce ne fosse stato bisogno, alla capacità riabilitativa ospedaliera della Regione Toscana. Bisogna ripartire, e ripartire da dove? Proprio da qui. Che presentare questi dati, quello che è successo in questi ultimi anni nella nostra piccola realtà, è un mezzo per poter diffondere questa esigenza. Perché oggi si investe in riabilitazione meno dell'1% di quanto è stanziato per il servizio sanitario regionale. E penso di poter dire a ragion veduta che c'è tanto cammino da fare. Oggi siamo qui per questa conferenza stampa per mettere ancora in risalto quanto la ricerca scientifica produce in chiave positiva in termini di assistenza. Noi alla CRT, che è una struttura integrata nella rete riabilitativa della Toscana Sud-Est in grande collaborazione con la ASL, abbiamo molto creduto sulla parte della ricerca e dell'assistenza, e questo connubio tra ricerca e assistenza ha consentito di portare all'interno di tutta la rete riabilitativa aziendale e soprattutto dentro la CRT sperimentazione e miglioramento delle cure riabilitative. Quindi oggi nella CRT e anche nelle altre sedi possiamo vantare l'utilizzo di metodiche di riabilitazione che sono indubbiamente all'avanguardia, come l'utilizzo dei neuroni specchio piuttosto che la stimolazione elettrica transcranica, tutte modalità che servono per potenziare il recupero dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. In particolare nella CRT, su decisione aziendale, abbiamo concentrato tutte le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi il nostro punto di riferimento aziendale per l'unità gravi cerebrolesioni acquisite è all'interno della CRT, dove l'expertise ha raggiunto dei livelli di eccellenza e dove oggi i nostri pazienti residenti nella Toscana Sud-Est possono trovare un inizio di percorso qualificato per poi dopo proseguire nella rete riabilitativa aziendale fino al rientro a domicilio, proprio nell'ottica del massimo recupero della disabilità. La clinica è sicuramente una struttura importante nel territorio. Io posso parlare dell'esperienza del bilancio sociale, che è un'esperienza ormai consolidata nella clinica. La clinica ha introdotto il bilancio sociale come strumento di rendicontazione volontaria all'interno del proprio percorso di rendicontazione, però
Questo documento non è solo un documento tecnico di rendicontazione, ma è un documento che ha l'obiettivo di parlare a tutti gli stakeholder, a tutti i soggetti portatori di interessi che si interfacciano con la clinica. È un documento che serve per mostrare la qualità dell'attività svolta, del servizio sanitario, e in qualche modo CRT in questo rappresenta anche veramente un'esperienza d'eccellenza nel settore della sanità, perché si trovano poche strutture che hanno un processo rendicontativo di rendicontazione sociale così strutturato e così continuo. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.